Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare la carriera allenatore del nostro Antonino Croce su FIFA 22 con il Luton Town quest'anno. Allora, nell'ultimo episodio in compagnia di Deus Pans 3TV abbiamo vinto il trofeo estivo grazie a due successi arrivati ai calci di rigore, che non soprattutto nell'ultima partita, nella finale in cui non finivano mai. E adesso ci possiamo anche avvicinare alla prima partita del campionato. Possiamo valutare anche qualche ovviamente acquisto da poter fare. E quindi avviciniamoci per l'inizio della stagione appunto, la cosiddetta prima stagione con il Luton Town, dove il nostro obiettivo è raggiungere la Premier League. Intanto c'è un'offerta di trasferimento per Poz 1.250.000, possibile della continua crescita di Dion Pereira. Riteniamo sia pronto per essere provato da ala sinistra. Come avevamo detto, è migliorato abbastanza sia sotto il profilo tecnico che fisico. Il ruolo di ala sinistra, ottimo, quindi Pereira può giocare in quel ruolo. C'è l'offerta di trasferimento per Poz. Allora, Poz io non me lo ricordo, voglio un attimo andarlo a vedere perché ovviamente i giocatori non ricordo ancora tutti quanti. Poz l'avevamo messo, no, non era in vendita. E abbiamo qui sulla sinistra sia Bell che Naismith, che comunque lo sto cambiando come difensore centrale eventualmente. Quindi direi che nonostante i soldi che ci stanno offrendo, possiamo anche rifiutare l'offerta per Poz, anche perché non è che ci stiano offrendo tantissimo, quindi mi dispiace Reading, rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti. E continuiamo il nostro avvicinamento verso come si dice, il campionato. Vediamo un po' di fare qualche acquisto. Io ho messo qualche nome, ma vedremo se arriveranno delle notifiche. Due ne sono appena arrivate, adesso le vediamo. Allora, vediamo un po'. Allora, riguarda Musca in prestito. Ok, quindi Musca è andato in prestito per un anno. E questo è buono. E anche Addi è andato in prestito. Quindi abbiamo liberato un po' di spazio, soprattutto per l'attacco. Quindi vediamo un po', avviciniamoci alla prima partita della stagione per quanto riguarda la Championship con il Luton Town. Intanto, Osservatore, allora, su Caden Clark. Ok, vediamo un po' cosa ci ha ricercato su di lui. È un diciottenne. È anche abbastanza veloce dei Red Bulls. E questo non è male come giocatore. Vediamo un po' di. È già nei preferiti, quindi valuteremo poi la sua cosa su di lui invece. Mostra un ottimo potenziale, 2 milioni e 4. Ok. Sì, perché abbiamo questo su Talismanio appunto 2 milioni e 2 e ci può stare. Poi su Juvara attaccante 2 milioni e 4, insomma i soldi non sono pochi, eh. Poi abbiamo Jimenez che è un altro attaccante, però penso che in attacco siamo messi bene. Ecco, questo mi interessava, costa 3 milioni. Allora, questo ragazzo di 17 anni, onestamente, voglio andarlo a prendere. Quindi proveremo ad acquistarlo. Kosowski. Poi abbiamo Nianzu, che costa 4 milioni e 2. Sarebbe utile per la difesa, ma costa davvero tanti soldi. E anche un ottimo potenziale. Poi abbiamo Sterju, che è un altro difensore centrale. Ma insomma, lui non è che sia tanto utile per la causa. Poi, no, questa era l'offerta di trasferimento per Bradley.
1.700.000. Bradley c'ha 29 anni. Questa è una richiesta molto difficile. Non lo so, Bradley c'ha 29 anni. Ce lo chiedono, ma io per adesso sinceramente rifiuterei, più che altro perché non ci avrei sostituti. Ok. Allora, ragazzi, prima di andare avanti, vediamoci questo Kosowski che ovviamente a me interessa molto, costa 3 milioni. Contattiamo per acquistarlo, vediamo se riusciamo a portarcelo a casa. C'ha soltanto 17 anni. Magari gli diamo qualche giocatore in cambio. Ok, questo è l'ufficio del nostro Antonino Croce. E vediamo un po'. Allora, budget trasferimento 5 milioni. Offerta per il cartellino. Noi chiediamo 3 milioni, vediamo se accettano. Anzi, facciamo 2 milioni. No, adesso gli sto offrendo di meno. Ok. Chiediamogli, facciamo 3 milioni e vada. Vediamo un po'. Ok, vediamo un po' se accettano. Vogliono Rea. E 1,850. Controfferta. Rimuovi scambio giocatori. Scambio giocatori noi possiamo dare magari un terzino. Chi ci abbiamo? Non è che abbiamo grande scelta. Bell, Avan Jones. No, vediamo un po' portivi chi ci abbiamo. No, Ali. Ali sinceramente non vorrei dargli nessuno. Centrocampisti, altri centrocampisti che abbiamo. Barry, Lasbury. Lasbury non sarebbe male, daglielo. Anche Thorpe no, Beckwith e basta. Vediamo un po' se accettano Elliot, Harry Lansbury. Vediamo. Vediamo, 2 milioni e 2 vogliono per Lansbury. Ok, facciamo partire Lansbury che tanto non ci serve più di tanto. E prendiamoci Kosowski. Ok, facciamogli il contratto. Trattiamo. Lui prendeva 500 euro, quindi magari gli diamo qualcosa di più. Ok. Vuole essere importante, accettiamo. Va bene così. Io direi 5 anni per iniziare. Ok. Non vogliono la clausola rescissoria, va bene. Allora, stipendio. Guarda, ti do 1.500, ti dovrebbe andare bene. E bonus ingaggio, facciamo 50.000. Vediamo se accetta. Ok. Bene. Ci siamo presi il primo acquisto, Kowalski. Almeno abbiamo un giocatore interessante in squadra. Andiamocelo a vedere. Allora, penso che sia già in squadra. Abbiamo lasciato partire Lansbury, ma Kosowski è un'ottima promessa. Vediamo un po', noi lo potremmo lasciare per adesso così, perché lo voglio prima provare. Quindi ragazzi, va bene per adesso. Primo acquisto fatto da parte del Luton Town. Per prepararci ovviamente al campionato. Ok, andiamo avanti. Ok, questo l'abbiamo. Ogni volta ce lo chiedono. Allora, andiamo alla partita.
che abbiamo la prima partita contro il Peterborg. Quindi andiamo qui. Allora, 7 di agosto. Facciamo qua, va. No? Ok. Vabbè. Abbiamo la partita contro il Peterborg, come ho detto. Quindi avviciniamoci a questa prima partita. Tanto ci sono, resoconto sulla squadra Primavera. Aggiornamento. Ok, attenzione, dei giovani che possono essere interessanti. Ci ha portato qui un portiere, sì. Che okay, insomma. Oddio, costa 210. Potremmo anche ingaggiarlo. Poi lui, ruolo sconosciuto, non è comunque un portiere. È un 62, allora 2,50, c'ha cioè 17 anni. Portiamocelo in squadra. E poi abbiamo questo Rosconey. È interessante anche lui. Rosconey. Prendiamo un po' di giovani perché siamo a corto di giovani in realtà, quindi servono sempre. Quindi andiamo avanti alla prima partita di campionato, ragazzi. Quindi avviciniamoci, facciamo anche gli allenamenti, quelli che si deve. Ok. Abbiamo le conferenze stampa. Partecipiamo alla conferenza stampa, ragazzi, con il nostro Antonino Croce. Che impatto avevano i risultati? Antonino, perché sei in piedi? Che impatto avevano i risultati del pre-campionato su una dei giocatori in vista della prima partita? Ci stiamo impegnando tutti i giorni. Ok, si è seduto. Bene. Andiamo avanti. Credo che la squadra sia in grado di lottare per evitare un piazzamento nelle zone basse della classifica. La costanza è fondamentale. Quindi ci sta. L'arrivo di Alo significa che non ci sarà spazio per Naismith nella squadra Luton Town, dovrò prendere delle decisioni difficili, poi vediamo. Anche perché lui lo sto passando come difensore centrale. Prima conferenza stampa di Antonino Croce, prima della stagione. Pereira ha cambiato il suo ruolo. Bene così, e ci va più che mai bene. Sì, cambiamogli il ruolo definitivamente. Abbiamo preso anche un trofeo, calcio totale, ok. Allora, facciamoci un po' la rosa, la formazione di questa partita. Lascerò De Baio, Onyedimna e Cornic, Mpanzu, Barry. Al posto di Torp rimetto in campo Rea. Poi abbiamo, allora lascio lì Lockyer, Bradley, Bell. Per il resto non faccio cambiamenti. Io direi che posso portare in panchina al posto di Perei, anzi di Torp, visto che ci siamo, il neo arrivo che è Kowalski, anche perché lo voglio provare. Penso che Alo lo farò esordire. Quindi andiamocela a giocare così, ragazzi. Non ci sono grossi cambiamenti, diciamo, in squadra. E quindi vediamo un po' come andrà questa prima partita per il campionato del nostro Luton Town per la Championship. Ok, ragazzi, ci siamo. Prima partita stagionale. Prima partita stagionale, affrontiamo il Peterborg. E Peterborough United. Che atmosfera sugli spalti. Non potrebbe essere altrimenti, eh? Appuntamenti di Dobbiamo quelli che vanno cercare di. sottolineati sul calendario. Guarda Nessuno che deve cosa è voler riuscito a mancare oggi infatti. fare. Perché? Perché si apre ufficialmente la stagione. È la prima gara di Dobbiamo campionato, cercare un'emozione di. enorme. Iniziare subito alla grande. Abete Intanto per andare. attenzione. È Eccolo qua, arrivato subito il Antonio, gol. spiegamelo subito. È arrivato subito il gol, ragazzi. Subito in gol.
Con Kornic, primo gol stagionale, lo segna lui. E siamo già passati in vantaggio. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un gol Va facile bene basta, così, da va sotto bene misura. così. Nulla da fare per il portiere. Siamo già in vantaggio. Kornic, Ed ecco dunque arrivato il primo primo gol gol. dell'incontro, 1-0. Attenzione perché ovviamente dobbiamo Taylor. aspettarci la reazione della squadra avversaria. Infatti, Occhio alla progressione. no, vabbè, però lo fate passare così. Noalo. Intervento provvidenziale. Per fortuna siamo riusciti. No, un pazzo, è un pazzo. Allora, nell'ultimo episodio, in pazzo era quello che era, ha sbagliato rigori, ha sbagliato gol. Spazio per il cross. Ha sbagliato un po' di tutto. Attenzione perché è pericoloso. Anche qua. E intanto ci stanno Bravo qui a facendo un smarcarsi. pressing Ha salvato la porta con questo intervento. pesante. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Berry. E attenzione qua. No, Buono il ancora pallone fermato a recuperato. Adebayor. Non abbiamo una squadra ancora competitiva, secondo me, anche per puntare alla promozione, però ci Taylor. proviamo Avanzano a perlomeno. caccia del momento giusto. Vuole il cucchiaio. Para senza alcun Sì, problema. il cucchiaio se lo porta sulla tavola di casa sua. E Intervento ancora tempestivo un del errore. difensore che intercetta il passaggio. Non riusciamo a fare granché. Può avvicinarsi alla porta. Poi c'è il pallone dentro Attenzione! e c'è il Bellissima gol, aumenta azione! il proprio vantaggio, grande Bellissima prestazione. azione! Bellissima azione ed è Onyedimbla che ci porta sul 2-0. È un inizio di Il replay campionato ci permette di apprezzare meglio l'azione del gol, ottimo non per ha sprecato adesso. pochi passi. È stato velocissimo Onie a metterla dentro. Ha stoppato e attivato subito. Gran bel gol. Siamo 2-0, ragazzi. Si mette che Onestamente, riprende, hanno allungato come portandosi sul prima 2-0. partita del campionato di Championship, non me l'aspettavo. E attenzione perché Può colpire comunque da lì. i nostri avversari provano, bravissimo Perdono qua, palla. ancora Onyedimbla che però la riperde. Guarda questo cosa ha fatto con le gambe. Si mette sulla traiettoria che si era fatta molto Per complicata. fortuna siamo riusciti a fermarli. La squadra di Bella questa Camavinga non fa palla, nemmeno finta di farla attenzione rispetto agli avversari. Adebayor. Guardala bene questa, occhio, eh. Onie Che si salva no, sulla porta Adebayor. sicura da pochi passi. Ha chiuso la porta meglio Adebayor, Mannà. che Intervento più errore! istinto. Terzo gol vicino. Non l'ha preso neanche il portiere. Ma in realtà non l'ha preso il portiere, vabbè. Sceglie il fraseggio. Prova il È tiro. Dentro arrivato! e adesso Terzo Brandon per il gol! largo. Terzo gol! E a metterla dentro mi sembra che sia stato Kornic o Rea. Non mi dire che è Barry. Ancora non riesco a riconoscere i giocatori. Questo Comunque replay del gol, da apprezzare la coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può ha fare fatto un niente il bel portiere. gol. Mi sembra che è Kornic ancora. Sì, doppietta di Una Kornic. partita a senso unico, davvero. Bene così. 3-0 che onestamente non me l'aspettavo per questa prima partita stagionale. Dembélé. È Ottimo entrato bene qui recupero con qui. decisione. Oh, attenzione, Pallone abbiamo recuperato perso una molto brutta bene. palla. Prova il blitz in avanti. Bravissimo qua Lockyer. Si andrà avanti ancora per un minuto.
Attenzione, bellissima questa palla. Ottima, però non ci arriva Barry. Ma attento al difensore. Intanto finisce il primo tempo. Gli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45. 3-0 che onestamente neanche io mi sarei aspettato dopo i primi 45 minuti. Sinceramente farò già dei cambi. Allora, innanzitutto faccio uscire Mpazzu, lo so, ma ci sta. Quindi fuori Mpazzu, che è anche il capitano, metto in campo proprio Kosowski, che voglio provarlo e voglio vedere com'è il ragazzo. Quindi lo mettiamo subito in campo, non è il suo ruolo, lo so, non è il suo ruolo, neanche quello, e neanche quello, sì, dobbiamo mettergli il ruolo. Però per adesso lo voglio vedere com'è in azione. Quindi fuori Mpazzu. L'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Mi sgriderà Panzer perché ovviamente Mpazzu mi ha detto di non. Ogliedimba. Di trattarlo bene, ma. No, peccato. La squadra avversaria riconquista il pallone. Dembélé. Abbiamo bisogno di altri centrocampisti. C'erano diversi club sulle sue tracce, uno però è stato particolarmente bravo a battere sul tempo la concorrenza. Gerard Moreno andrà a giocare nel Liverpool. Si sono assicurati un elemento. Attenzione perché Bell sta provando. Questo è un professionista serio, è in grado di tentativo bloccare senza problemi dal portiere. Attenzione, bellissima questa occasione. Lo spazio lungo la corsia. Attenzione. No, a chi l'ha dato? Adebayo, troppo altruista. E qua poteva scaturirci un altro gol. Tra poco faremo un altro cambio. Dembélé. E attenzione qua. Non bene la difesa qui. Ottima la lettura del difensore. Che no, errore, attenzione, mamma mia. Il portiere che dice di no all'avversario da pochi passi. Ottimo intervento. Facciamo un secondo cambio, ragazzi, perché stiamo avendo un po' di difficoltà. Allora, facciamo uscire. Sì, c'è anche Barry nel ruolo sbagliato. Ok. Se no poi facciamo più casino che il resto. Facciamo uscire Barry e mettiamo Campbell in campo. E faccio uscire anche Cornick. Metto in campo Clark. Dopo una bella doppietta di Cornick. Quindi facciamo gli ultimi cambi. Intervento. Intanto l'ho fatto uscire Dembélé. Per il tocco corto, opportunità. Attenzione, ancora il nostro portiere. I nostri due portieri, Sluga e l'altro portiere che è in panchina. Devo dire che sia nei calci di rigore che in questa partita, cioè nei calci di rigore della competizione estiva e in questa prima partita di Championship, si stanno dimostrando davvero bravi. Ancora il prossimo match in programma qui su EA Campbell non è riuscito. Tra Luton Town e Swansea. Questa è una partita diversa dalle altre. Il match di Coppa si sente sempre un'atmosfera particolare e anche grazie ai tifosi sugli spalti. Attenzione perché posizione ideale. Il Peterborough continua a giocarsela. Noi che incorriamo e stiamo subendo davvero di molto in questo secondo tempo rispetto al primo. Anche se non ci hanno fatto gol, non so come mai siamo riusciti. Corner corto. Ha un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Guarda lì che gol sono riusciti a fare, guarda. Guarda che gol sono riusciti a fare. Vabbè, un gol così forse credo che difficilmente capiti. Nulla su questa girata di testa. Insomma, il portiere poteva fare un po' di più. L'ho appena elogiato e ha subito il gol.
No, attenzione, bravo Nedima. Bravissimo. Però dalla meglio quella palla. Ancora un quarto d'ora da giocare. Qua dobbiamo stare attenti perché se ci fanno un altro gol accorciano le distanze. Ok, fuori gioco. Intanto fanno un altro cambio. Tutto il tempo per salire, occasione che poteva essere sfruttata meglio. Questa palla, niente da fare, ci stanno fermando i passaggi più importanti. Non siamo riusciti a fare niente in questo secondo tempo. Corre lungo l'out. Allora intercettato senza problemi. No, butto il rove di Kozowski. Iniziato davvero male, eh? Non mi ha entusiasmato in questa prima partita. Riconquista il pallone. Eccolo qua Kozowski. C'è spazio davanti a sé. Vediamo se mi contraddice, è così, è vittoria. Tre reti di scarto adesso, servirebbe un miracolo per riaprirla. È lui che segna, Kozowski, appena arrivato. Nonostante non stia giocando nel suo ruolo, tecnica, potenza, fisico, ha fatto parecchi metri palla al piede prima di presentarsi davanti al portiere e batterlo. Replay meritatissimo. E abbiamo realizzato il quarto gol, ragazzi, 4-1 contro il Peterburg. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. E devo dire che partiamo subito a bomba in questo campionato di Championship. Taylor. Conclusione. Bravissimo Lockyer. Attenzione pericolo. Attenzione, niente. Che rende il passivo meno pesante. Vabbè, in questo finale. Ancora un errore difensivo. Siamo nel recupero, va bene, ci può stare il secondo gol loro. Peccato. Da vedere e rivedere il giro. Che qua l'occhio alla fine aveva preso palla. Portato al gol. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Vabbè. Ci hanno fatto il gol del 4-2. Risultato adesso sul 4-2. Ci può stare. Avanza, palla al piede. E intanto finisce la partita. Per i padroni di casa sono arrivati infatti i tre punti. Partita finita. Primo successo, ragazzi, in campionato. Bene così. Un 4-2 che ci sta tutto. E quindi un ottimo risultato per questa prima partita di Championship. Just a quick couple of questions. Ok, vediamo cosa ci chiedono. Quanto è felice la sua prima vittoria da tecnico della squadra di Luton Town. C'è ancora parecchio lavoro da fare, quello sicuramente. Quindi siamo con i piedi per terra. Debutto fantastico per Kozowski. È andato a segnare la sua prima partita con la maglia della squadra di Luton. Che ne pensa del suo esordio? Può fare di più, quello sicuramente. È un giocatore importante. Kornik è stato il protagonista assoluto di questa vittoria con una doppietta. Come giudica la sua prova? Kornik è stato straordinario sicuramente. E quindi abbiamo finito la nostra prima partita. Intanto vediamo un po', ci arrivano un'offerta per il prestito di Torp. Allora, io potremmo anche darlo in prestito Torp. Cos'è col diritto di riscatto? Trattiamo, deleghiamo. Allora, prestito con diritto di riscatto? No, prestito di un anno. E va bene così. Se lo vogliono il prestito di un anno, il diritto di riscatto non glielo voglio dare. Chat giocatore, Naismith, dire che sono un po' preoccupato che per le voci che circolano sul mio conto, le chiedo un'altra possibilità di dimostrare che sono il giocatore giusto per lei. Ci penserò, vediamo, anche perché ovviamente tanto Alo ha completato il suo allenamento, perfetto, va bene così, l'abbiamo messo equilibrato. Aspetto anche che Naismith
Ah, l'ha completato anche Cartier. Allora, Cartier, quindi da ala destra va bene, cambiamogli ruolo. E poi abbiamo Naismith. Allora, Naismith a quanto pare lo possiamo mettere adesso come difensore centrale. E forse lo farò già giocare. Abbiamo la partita di Coppa, quindi vediamo perché ce l'abbiamo subito praticamente. Vediamo un po', tanto vediamo un po', ci chiede Osho. Mister, penso di utilizzare la prossima partita, ci penserò, vediamo, vediamo. Anche Osho vuole giocare. Giustamente, faremo giocare un po' di riserve, anche per farli crescere un pochino. Innanzitutto fuori Sluga, mettiamo Shi in porta, perché comunque si è comportato molto bene. Al posto di Alo, rimetto Bray in campo. Sulla fascia sinistra faccio giocare Poz. Come difensore centrale voglio riprovare dargli fiducia proprio a Naismith. Per Lockyer, invece, visto la situazione, io direi che manderò in campo proprio Osho, visto che mi ha chiesto di giocare, quindi facciamo giocare un po' le riserve. Al posto di Ri, metto proprio Torp in campo. Pazzo, Barry, non ci abbiamo molti centrocampisti, c'è Beckwith. Io penso che non farò grossi cambi. Cornick faremo giocare al suo posto Clark e al posto di Onye io penso che farò giocare Pereira e al posto di Adebayo. Non abbiamo grossi attaccanti centrali. Penso che lo lasceremo così. Ok, Torp intanto non è sul ruolo. Va bene, quindi non abbiamo neanche Torp sul suo ruolo perché è un CDC se non sbaglio. Quindi toccherà far giocare Campbell. Mettiamo Campbell e va avanti così. Torp lo lasciamo in panchina, Burk anche, Kososki, Onyedimna. Ci portiamo in panchina magari Neufville, anche perché vorrei provarlo, Neufville. Non ci abbiamo grossi attaccanti in panchina. E facciamo riposare, ma io direi di far riposare proprio Cornick. Lo lasciamo fuori di tribuna. Per il resto va bene così, ragazzi. Naturalmente abbiamo una partita impegnativa. Quindi Naismith lo proviamo come difensore centrale contro lo Swansea in questa partita. Volevo fare una cosa però prima, visto che ci troviamo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo praticamente la questione che riguarda Thorn. Vediamo un po', scusate. Allora, per quanto riguarda Torp, vediamo un po' il suo piano di crescita. Lui è un CC. Quindi no, va bene così, lo possiamo lasciare in questo modo. L'altro Eva, proprio Kososki. Kososki, dobbiamo assolutamente cambiargli un ruolo. Quindi, regista avanzato. Avanzato, ok. Vediamo un po' il ruolo. Ok, centrocampista centrale. Ci va un bel po'. Centrocampista destro. Dobbiamo trovargli un buon ruolo, vabbè, lo vedremo poi successivamente. Allora, ragazzi, noi andremo a giocare questa partita, però io finisco qui questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, seguitemi anche sulla pagina Instagram, sul canale Twitch e sulla pagina Facebook. E noi, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio del nostro Antonino Croce su Luton Town, su FIFA 22. Ciao a tutti!